a calcio. No, è la vittoria di un gruppo di ragazzi che aveva voglia di giocare e di vincere. Oggi modelli non abbiamo niente da insegnare a nessuno, ognuno ha il suo schema, ognuno ha il suo campionato, ognuno ha la sua dimensione, è come nell'impresa, la grande azienda e la piccola azienda. Per cui su questo terreno direi no, noi lavoriamo, sappiamo che siamo piccoli, sappiamo che dobbiamo soffrire, ma possiamo anche provare a giocare a calcio divertendoci proprio perché non abbiamo quelle pressioni tipiche di chi deve vincere a tutti i costi. Questa è la cosa che mi interessa di più, è la cosa che oggi, la parte di oggi, al di là di tutto il resto, deve portarci. Un gruppo di ragazzi che veramente, quelli che hanno iniziato la partita e quelli che l'hanno terminata, hanno veramente riempito di gioia chi voleva vedere una partita di calcio. Ci sono stati molti cambi quest'estate, però lo spirito, come diceva lei, è sempre quello. Merito anche di un allenatore che ha sempre la situazione in piena mano. Sì, sì, ma io devo essere grato a tutti quelli che hanno lavorato. Sapevamo che sarebbe stata una stagione difficile perché innanzitutto la Serie A è un'altra cosa. Un'altra cosa nell'impegno, nell'organizzazione, nella qualità, nelle squadre che si incontrano. Abbiamo cambiato molto, abbiamo cambiato lo staff dirigenziale, abbiamo cambiato tanti giocatori. La certezza di che comunque avremmo mantenuto una voglia, un approccio, ce l'avevamo. Questo è il compito di tutti noi, mantenerla sempre. E il mister è una persona, noi qualche anno fa abbiamo fatto all'allenatore un contratto molto lungo, nella speranza, nell'idea che poi alla fine con le persone che hanno voglia si possono costruire capacità, progetti piccoli come il nostro, ma importanti. Quindi con lui lo stiamo facendo e siamo molto contenti. Ha parlato con il presidente Moratti e si è parlato, cosa le ha detto? No, io purtroppo non ho avuto era sugli spalti, ho lasciato, così come piace a me vedere le partite, può essere un pochino isolato, credo di avere rispetto di tutti coloro, perché vedete, per tutti voi è giustamente un lavoro, un'analisi, una critica in più positiva ovviamente. Dal punto di vista nostro è un coinvolgimento totale in un'azienda, in una realtà in cui fai delle scelte, quindi io sono abituato a vedermi una partita mentalmente da solo e quindi ho il grande rispetto degli altri e lo lascio vedere da solo. Poi sono altri contesti in cui è stata la serata perfetta, da dirlo, è la verità. La serata perfetta della squadra per la prestazione, per come ha giocato, per come l'ha interpretata, per il pubblico, per il tifo che abbiamo avuto e perché abbiamo portato a casa 3 punti. Fine, che sono la sostanza del calcio, perché tutto il resto è niente. Chiaramente c'è grande soddisfazione perché è indubbio che al di là di vincere con l'Inter, una grande squadra, io sono molto felice per la prestazione dei miei, come abbiamo interpretato la partita, l'intensità che ci abbiamo messo e anche la qualità con cui poi abbiamo fatto la gara. Non è una gara facile sicuramente, ma l'abbiamo saputa fare bene e penso che abbiamo vinto con merito. Buonasera mister, complimenti ovviamente per la prestazione della sua squadra, sono Corrado Magari, direttore di Inter TV. Volevo chiedere se si immaginava un Inter così ferma, giocatori che camminavano in campo, ovviamente il Novara ha meritato, assolutamente, ma si immaginava un Inter così arrendevole? Penso che lei di Inter Channel, ma io vorrei parlare del Novara, perché parlare dell'Inter non mi permette. Io penso che l'Inter sia un'ottima squadra, sono convinto, mi permetto solo di dire che guardandolo alle cassette che si vedono per preparare la partita, l'avevo vista soprattutto nel secondo tempo di Palermo molto bene, una squadra molto forte, e ha ottenuto meno di quanto avrebbe meritato. Questa sera penso che di fronte ha trovato una squadra che ha interpretato bene la partita, l'ha fatta, come ho detto un attimo fa, nella maniera perfetta ed era l'unico modo per poter fare il risultato. Quindi io guardo quello che abbiamo fatto noi, penso che stasera non abbiamo fatto tanto perché non abbiamo concesso poco e nulla.